Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. La quarta domenica di Pasqua è chiamata anche la domenica del Buon Pastore, perché in questa domenica la liturgia della Chiesa ci fa leggere il capitolo decimo del Vangelo di Giovanni, il capitolo che contiene questo che è stato uno dei discorsi più amati dai cristiani fin dai primi tempi. Il discorso del buon pastore. Gesù utilizza questa immagine, come spesso faceva, utilizzava immagini tolte dalla vita vissuta di tutti i giorni per esprimere, per rivelare delle verità profonde nella nostra vita. Ricordate ad esempio l'immagine che ha utilizzato della vite e dei tralci, quando dice io sono la vite, voi i tralci, per indicare, e del resto anche in questa immagine del buon pastore, come in tutte le altre immagini, Gesù ha lo scopo di indicarci, di farci vedere quanto deve essere intima la nostra unione, profondo il nostro rapporto con Lui. È un rapporto indispensabile, come il tralcio non vive, non dà frutto se non è unito alla vite perché non riceve la linfa. Così le pecore che non ascoltano la sua voce, che non lo riconoscono pastore, non possono camminare per una strada giusta. Ecco, tutte le immagini che il Signore utilizza è proprio per indicarci quale deve essere il rapporto di un discepolo, di ogni uomo in fondo, con lui, con Gesù? Perché il Signore si presenta nella sua qualità, diciamo, nella sua identità di salvatore del mondo. Avete sentito la frase che conclude questi primi versetti del capitolo di San Giovanni? Negli altri anni si leggono le altre parti, quest'anno abbiamo letto i primi 10 versetti di questo capitolo e si concludono con questa affermazione di Gesù: io sono venuto perché abbiano la vita eterna. Questo è lo scopo della venuta del Signore. Il Figlio di Dio che si fa uomo entra nella nostra vita per darci la vita eterna, non per altri motivi.
anche se è venuto e ha fatto omnia bene fecit, ha sparso il bene a piene mani, ha guarito tanti malati, però non è venuto per guarire le malattie. Ha sfamato le folle, migliaia e migliaia di persone, ma non è venuto per sistemare i problemi economici dell'umanità. Ha dominato le forze della natura che le hanno obbedito, ma non è venuto a risolvere i problemi ecologici o dell'ambiente. Gesù è venuto ut vitam abeant, sono venuto perché abbiano la vita eterna. Questo è lo scopo vero di Gesù, della sua venuta, dell'essere in mezzo a noi. E quindi noi dobbiamo cercare in Gesù proprio questo, la vita eterna. Anche se poi il Signore ha voluto aiutarci nell'affrontare tutte le altre situazioni terrene in cui ci troviamo e che sono state rovinate dal peccato, perché le calamità naturali, perché le malattie, perché le difficoltà nelle situazioni familiari, sociali, sono tutte conseguenze legate perlomeno al peccato. E Gesù, venendo a vincere il peccato, ci aiuta anche a superare e a risolvere queste situazioni terrene della nostra condizione su questa terra. Però lo scopo vero che Gesù ha avuto e che ha ancora, perché è in mezzo a noi Gesù ancora, ed è in mezzo a noi per questo, ut vitam abeant, perché abbiano la vita. E allora, ecco, anche guardando oggi a questa immagine, così amabile, così attraente, che è entrata profondamente nel cuore dei primi cristiani, delle prime comunità cristiane, che sono state affascinate da questa immagine dolcissima del pastore buono. E avete sentito in queste righe del suo discorso, queste pennellate che Gesù dà alla sua figura di buon pastore. Il buon pastore è la porta dell'ovile, è garanzia per le pecore perché è il guardiano che le custodisce. Il buon pastore conosce le sue pecore una per una, quasi le chiama per nome, col loro nomignolo quasi. È veramente commovente come il Signore usa le espressioni più umane per farci capire quanto è vicino a noi, quanto siamo presenti al suo amore. Questo di essere conosciuti per nome uno per uno e conosce tutta la nostra storia, conosce le nostre situazioni e conosce le gioie e le lacrime che noi versiamo nell'intimo del nostro cuore. E anche se non comprendiamo alle volte il perché e non riusciamo a capire perché il Signore ci lascia in certe condizioni alle volte per un certo periodo magari della nostra vita, però dobbiamo essere sicuri che il Signore ci chiama per nome, ci custodisce, ci invita a passare attraverso di Lui e poi ci porta fuori ai pascoli e ci insegna la strada e cammina davanti al gregge. Sono tutti particolari, quasi delle pennellate, che dipingono la figura amabilissima di Gesù, pastore dell'uomo, pastore delle nostre anime, pastore dell'umanità intera. E poi quando dice che lui solo è il buon pastore, lui è la porta. Altri che pretendono, è stato anche abbastanza duro, quando dice tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti. Quel prima di me che non dobbiamo intendere soltanto cronologicamente, ma si intende coloro che pretendono di mettersi tra me e il mio gregge, che vengono prima di me in modo che il gregge non mi riconosce, non mi raggiunge. E pensiamo a tanti che pretendono di essere pastori dell'umanità, che pretendono di essere guida degli uomini, con le loro ideologie, con le loro dottrine, con le loro presunzioni,
veramente il Signore diventa geloso quando vede che ci sono coloro che pretendono di portargli via il gregge, le pecore, essendo lui venuto per dare la vita, non solo dare la vita alle sue pecore, ma dando la sua vita per le pecore. Il Signore diventa geloso, dice, sono stati ladri e briganti. Tutti quelli che pretendono di mettersi davanti a me, tra me e le pecore, per impedirmi di essere la loro guida. E poi quando dice che le porta al sicuro e se per caso la sera arriva all'ovile e si accorge che ne manca una, lascia lì tutte quante al sicuro e va in cerca di quella che si è smarrita e non si dà pace finché non la trova e quando la trova la raccoglie, le fascia le ferite, la carica, la prende in braccio quasi, se la carica sulle spalle, la porta a casa pieno di gioia. E quando dipinge la controfigura del buon pastore, quella del mercenario, che non ama le sue pecore, ma che invece le sfrutta, quel mercenario che non conosce le pecore a una, che non le precede, non le difende, ma le maltratta, magari tira i sassi alle pecore se hanno qualche sbandata, perché le pecore alle volte c'è qualche pecora balzana, no? Che va fuori. E invece il Signore con pazienza, c'è il Salmo che abbiamo detto insieme prima, dopo le letture, dopo la prima lettura, il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Anche camminassi una valle oscura, dove mi sento quasi smarrito, che non so più dove sto andando, che non capisco più niente della mia situazione, della mia vita, non temerò alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro, proprio il vincastro che è il bastone del pastore e che Gesù adopera per darci sicurezza, non per darci le legnate, anche se qualche volta ci dà qualche colpetto quando facciamo le pecore macchie.